Lo scorso weekend, presso la struttura sportiva Elysium di Agropoli, si sono conclusi i campionati nazionali primaverili di categoria nuoto pinnato. Due giornate all'insegna dello sport e del divertimento, accompagnate da incredibili performance da parte di tutti gli atleti in gara. Tantissime le società sportive partecipanti che hanno apprezzato non solo la struttura Elysium, ma anche il territorio cilentano. Innanzitutto, come trova il Cilento? Beh, bellissimo posto, peccato per il tempo perché non è stato clemente, ma intanto non piove ed è già qualcosa, quindi posto splendido. Invece per quanto riguarda la gara di oggi e di ieri, che cosa ci può dire? Assolutamente il contrario, sto scherzando naturalmente, bellissima gara, bellissimo ambiente, una piscina veramente accogliente, molto entusiasmo, pubblico, anzi non ci stava il pubblico, è dovuto essere messo praticamente in alto dall'entrata a controllare. Tantissimi atleti, buoni risultati, una bella esperienza, direi un ottimo risultato. Walter, quanto è importante il nuoto nella crescita psicofisica di un ragazzo? Beh, diciamo la cosa normale che dicono tutti, sono tutti soldi risparmiati per la salute, quelli di chi fa sport, perché sono soldi risparmiati nelle medicine, nelle cure, chi fa sport sta meglio, non è vero che chi fa sport si ammala prima, ecco, tutto il contrario. Abituato come sono ai collegamenti in diretta con le notizie del traffico e della viabilità di Torino, salutare Cilento Channel è una novità e quindi vi saluto con affetto e simpatia e naturalmente vi aspetto a Torino e alle altre gare del nuoto pinnato. A presto! Primo bilancio è già certamente positivo, ma credo di dirlo anche in sede definitiva. Ormai l'ultima mezza giornata andrà in discesa per un successo pieno che ha portato qui in Cilento 500 atleti. Siamo soddisfattissimi di questa manifestazione, eravamo un pizzico preoccupati, ma non molto, prima dell'inizio per questo numero straordinario che è giunto da tutta Italia, ma l'organizzazione credo che possa commentarsi da sola. Le gare si sono svolte addirittura in netto anticipo rispetto ai tempi previsti, non c'è stato alcun tipo di intoppo di nessuna maniera, una manifestazione straordinaria che bissa già quella dello scorso anno. Invece per quanto riguarda la struttura, che cosa ci puoi dire? Beh, struttura ho poco da dire, è all'avanguardia, è una struttura creata con veramente con molta intelligenza, piena di luce, piena di spazi, areata, è fantastica, altrimenti non saremmo stati qui. Senti, invece del Cilento, che cosa ci puoi dire? Che è una terra magnifica, mi piacerebbe venire qui presto, magari in vacanza, non in piscina, ma questo non dipende dal gap della piscina, è un sogno personale. Vuoi fare un saluto ai nostri telespettatori di Cilento Channel? Che dire, venite a provare il pinnato, il gestore della Elysium Sport vi aspetta.